Rieccoci alle prese con la cuscuta campestris, che altre volte l'ho tolta, sia da qui dai pomodori ciliegini che dalle piante spontanee qua, sempre qua. Solo che speravo di no, e invece sì, purtroppo, ecco i fiori. Cioè, purtroppo è una cosa bella in effetti da vedere, però pensando al seme che si spargerà ovunque, la cosa è preoccupante. Questi sono i fiorellini. Adesso devo togliere tutto. Si è attaccata a questa spontanea, questa composita, però anche ai pomodori e a una bietola che c'è qua. Da qui l'ho già tolta, però lì non c'erano fiori. Poi andando avanti, togliendo, ho visto queste cosettine. No, cavoli, sono proprio loro. Ero curiosa di vederli, però non qua. Ne ha fatto tanti, ne ha fatto tanti. Qui ha preso un grappolo di ciliegini. Caspita. Oia, oia. Adesso devo togliere tutto con attenzione. Così sto facendo, però boh, ecco qui. Ci sono i rametti lunghi, questi non hanno ancora il fiore, anche qua, e poi grossi, questo è grosso, anche lì ogni tanto ne trovo, però ancora i fiori non li avevo trovati. Va bene, ero curiosa, ecco qua, ecco qua. Mi dispiace piccolini, ma vi devo togliere tutti prima che andiate assieme. Spero di farcela. Mamma mia. Aspetta, vediamo se riesco a farli vedere meglio. Non mette a fuoco, ecco. Si vedono benissimo. Comunque sono, diciamo che sono carini. Non so se sono proprio nella massima esplosione, però sono proprio tanti. Ok, dai, adesso li tolgo. Era giusto per continuare la documentazione di questa pianta parassita. Magari a qualcuno può interessare e magari, cioè, se la vede nell'orto come è capitato a me, può correre prima ai ripari, non lo so. Io comunque, a parte l'inizio, purtroppo io l'ho messa anche qui i fiori, anche qui ci sono fiori. Purtroppo l'ho vista nel semenzaio, non avrei dovuto prenderla sotto gamba, ma non avevo idea di questa pianta, quindi dunque le piantine le ho messe lo stesso, con questi pezzettini, le ho tagliati, ma evidentemente non gli ha fatto proprio niente. E vabbè, comunque adesso agiamo di nuovo, speriamo bene. Ok.